venne dall'acqua il vecchio Antenore a fondare Padova. Da quel momento la storia della nostra città si lega in modo indissolubile a quella delle sue acque. Il nostro tempo, però, sembra rifiutare questa vocazione della città, come risulta evidente alla prima occhiata sul Piovego, che con lento corso ancora attraversa Padova. Il nome Piovego mantiene l'etimologia latina. Fosse pubbliche erano infatti quelle che raccoglievano le acque piovane. Si è mantenuto però solo il nome antico, perché la città ha tradito il suo Piovego con scarichi inquinanti e spesso illegali, con cascate di rifiuti, con l'abbandono del suo letto alle alghe e al fango che cresce, con la trascuratezza delle rive. Come avesse tradito la sua anima antica, tutta la città degrada assieme alle sue acque, che costituiscono l'elemento fondamentale del suo paesaggio urbano. Un tempo queste acque entrarono in scenografie fiabesche, come quelle create da Giuseppe Iappelli nel secolo scorso al Giardino Treves, coi canali Alicorno e Santa Chiara. Ma anche qui tutto è tristezza. Così il meccanismo leonardesco delle porte contarine è divenuto una sorta di rottame misterioso e ingombrante, come un giocattolo rotto e abbandonato. Il ponte romano di San Lorenzo sul vecchio naviglio interrato è stato trasformato in una lugubre catacomba. È ravvegliato da una statua di San Giovanni Nepomuceno, protettore dei ponti, finita chissà dove, perduta come tutto il paesaggio del vecchio naviglio, tombinato per creare un'altra strada per le automobili, in un centro sempre più intasato, perché è la strada che crea il traffico, non viceversa. La visione del presente è ancor più dolorosa quando si ponga il confronto col passato, con un'epoca in cui le acque urbane erano un elemento vitale dell'economia e del paesaggio. Proprio da un rapporto continuo con questo elemento primario, la nostra città e tutta la terraferma veneta hanno definito la loro natura e i loro movimenti. Questo modo di vogare su barche a fondo piatto, adatte ai bassi fondali palustri e ai canali cittadini, è lo stesso dei veneti antichi. Tito Livio ci racconta che 302 anni avanti Cristo essi sconfissero Cleonimo, figlio del re di Sparta. Questi, al comando di una flotta greca in cerca di conquiste, respinto a Taranto, risalì con le navi l'Adriatico, si infilò nel nostro fiume e diede inizio al saccheggio di Padova. I padovani reagirono catturando la maggior parte delle navi greche e respinsero poi i resti della flotta di Cleonimo in alto mare. Tito Livio descrive come i padovani usarono in battaglia barche a chiglia piatta, del tutto simili alle vallesane dei nostri giorni. Per molti secoli questa vittoria venne ricordata e onorata, perfino rievocata al Caffè Pedrocchi, raffigurata dal pittore Giuseppe de Min nel 1831. In un affresco ormai cancellato dal tempo. Per molti secoli, nel giorno della ricorrenza, una solenne gara di navi attraversava la città. Da questa processione nacquero i giochi sull'acqua che si tennero fino alla fine del Settecento davanti al ponte e alla chiesa di San Giovanni delle Navi, sede di una delle fraglie dei barcari padovani. È anche a ricordo di questa usanza che ormai da qualche anno il Comitato Amici del Piovego organizza una vogata ecologica lungo il vecchio corso d'acqua che attraversa la città.
Al tempo di Cleonimo e nel successivo periodo romano, la situazione idrografica del territorio padovano doveva essere molto diversa dall'attuale. In antico i fiumi non erano arginati e le acque mutavano il loro corso ad ogni piena, formando laghi e paludi. In città, poi, il corso delle acque era estremamente vario, perché esse si ramificavano in modo articolato, per servire a tutte le esigenze dei trasporti, dei mulini, dell'irrigazione e del paesaggio. Queste ramificazioni poi si evolvevano nel tempo, per cui i corsi d'acqua venivano variamente corretti, spostati, sempre adattandoli a nuove esigenze e alla sicurezza dalle alluvioni. È per questo particolarmente difficile definire la topografia antica del territorio padovano. Riguardo a questo si sono fatte numerose ipotesi. La più attendibile risulta da rilevamenti fotografici eseguiti da un satellite artificiale, sembra affermare che il Brenta o Medoacus entrasse in Padova all'altezza della Specola e volgesse verso nord, passando sotto i ponti romani di San Giovanni, di Tadi e di Ponte Molino. Da qui, con un'ampia ansa, volgeva ancora a sud, passando sotto i ponti romani di San Matteo, Altinate San Lorenzo. Nella zona dell'attuale Piazza Cavour, inoltre, doveva trovarsi l'antico porto fluviale di Padova. A sud di Ponte San Lorenzo, il Medoacus formava una grande controansa, percorrendo le attuali Riviera Ruzzante e Riviera Businello. Passava poi sotto al romano Ponte Corvo, la cui lunghezza non si giustifica se non con la presenza di un corso d'acqua di notevole portata, come doveva essere il Medoacus a quei tempi. Dopo Ponte Corvo, il fiume seguiva l'alveo degli attuali canali di San Massimo e Roncagliette. Nella zona di Camin, il Medoacus si divideva in due rami. Il Medoacus Maior, che continuava ad oriente sfociando nella laguna vicino a Malamocco, e il Medoacus Minor, che sfociava vicino a Chioggia. Probabilmente, poi, un ramo secondario del Medoacus entrava in città all'altezza di Barriera Trento, per congiungersi con il ramo principale in zona Corso Milano. Un altro ramo usciva forse in zona Codalunga, per prendere poi la direzione nord e ricongiungersi con il Medoacus più a est. Le due sezioni della grande ansa entro cui si formò l'antico abitato di Patavio dovevano inoltre essere collegate anche a sud. A questo fa pensare l'andamento delle strade e delle coltivazioni della zona che si osserva nella pianta di Giovanni Valle, di cui parleremo più avanti. Qui comunque, fino a non molti anni fa, esisteva un corso d'acqua, il canale delle Acquette. Il Bacchiglione, anticamente chiamato Edrone, passava a sud della città, senza toccarla. Nel 589 d.C., in seguito ad una tremenda alluvione, il Medoacus deviò il suo corso a nord della città. Fu allora che probabilmente il Bacchiglione portò le sue acque ad occupare l'alveo lasciato libero dal Brenta, diventando il fiume di Padova. Nel Medioevo il comune di Padova ebbe sempre grande cura per i corsi d'acqua del territorio, essenziali alla sua economia commerciale e manifatturiera. Si crearono perciò anche nuove vie navigabili, come il canale di Battaglia, realizzato nel 1189. Esso si staccava dal Bacchiglione presso Padova, in località Bassanello, e raggiungeva Monselice. Sua funzione principale era facilitare il trasporto di materiali edilizi dai colli euganei per la città, che si andava ricostruendo in pietra. Interessante, presso Battaglia, è la chiusa omonima, la più alta del Veneto, con i suoi 12 metri di dislivello.
In località Ognissanti, ora Pistomba, sorgeva il porto medievale della città, che poi passò al Portello. Da qui partivano gli eserciti dei crociati, che venivano equipaggiati e addestrati a Padova, per imbarcarsi poi a Venezia verso la Terra Santa. Anche a questo scopo, oltre a quello commerciale, nel 1209 venne scavato il canale del Piovego. Esso collegava le acque del Bacchiglione presso Ognissanti a quelle del Brenta a Stra. Il canale divenne la direttissima per Venezia e alimentò lunghi conflitti tra Padova e la Serenissima per il controllo degli sbocchi al mare di cui la Repubblica Veneta pretendeva il controllo esclusivo. Brenta e Bacchiglione furono collegate nel 1314 anche dalla Brentella, che nasce a Limena, per sboccare nel Bacchiglione a Volta Brusegana. Il motivo venne dalla guerra tra Padovani e Vicentini, che chiusero il Bacchiglione mettendo a secco la città. Dante, nel Paradiso, cita questo fiumicello che mette nel Bacchiglione le acque del Brenta coi versi: ma tosto, figlia, che Padova al palude cangerà l'acqua che Vicenza bagna, per essere al dover le genti crude. È interessante a Limena l'opera idraulica ricordata con il nome di Colmelloni di Limena, che permette di regolare l'afflusso delle acque del Brenta nel Brentella. La loro prima costruzione risale al 1370 e fu voluta dai Carraresi, signori di Padova. Ricostruiti più volte nei secoli, hanno avuto l'attuale assetto nel decennio dal 1840 al 1850. In tempi più recenti fu scavato il canale scaricatore, dal Bassanello a Volta Barozzo. Lo scavo fu iniziato nel 1863, sotto l'amministrazione austro-ungarica, e completato solo nel 1930. Esso aveva il compito di portare fuori dalla città la maggior parte del flusso delle acque, in modo da poter tutelare la città dalle piene. Tornando alle acque interne cittadine, possiamo notare come la pianta seicentesca del Portenari, che rappresenta le cerchie murarie medievali, mostri un intrico di corsi d'acqua minori. Questi, accanto ai maggiori, costituivano un elemento essenziale della sua difesa militare. Nei secoli furono operate molte trasformazioni nella situazione idrica padovana. La più significativa resta quella del Prato della Valle, operata da Andrea Memmo a partire dal 1775. La grande opera mirò a separare la terra dall'acqua in quella zona di palude chiamata appunto Valle, che diventò così un prato. In occasione delle periodiche pulizie della canaletta, tornano ad essere visibili i resti del teatro romano, che dimostrano come, fin dall'antichità, questo fosse il luogo delegato alle manifestazioni di massa cittadine. La realizzazione del grande progetto dimostrò come l'ingegneria idraulica potesse esprimere un'idea di bellezza attraverso l'esaltazione dell'intelligenza umana. Il Prato della Valle, infatti, nel progetto originario, è anche e soprattutto un giardino illuminista d'acqua e di pietra.
All'interno dell'isola era prevista originariamente la costruzione di una doppia esedra porticata che doveva ospitare il mercato. L'opera non venne mai portata a termine e ancora oggi il mercato si svolge al sabato all'esterno dell'isola. Nel 1784 Giovanni Valle realizzò la prima pianta di Padova studiata con criteri scientifici. Da essa possiamo desumere che la situazione delle acque interne di Padova era quella rappresentata dalla cartina. Dal 1784 le acque di Padova continuarono a subire manomissioni spesso arbitrarie e speculative. La situazione attuale è questa. Il colpo di grazia è stato dato dall'interramento del naviglio interno alla fine degli anni 50, vera mutilazione della città, il cui paesaggio venne privato di uno dei suoi elementi più importanti. Altro canale interrato già alla fine dell'Ottocento era quello di Santa Sofia, che percorreva le attuali via Morgagni e via Falloppio, per congiungersi con il canale di San Massimo dopo l'ospedale, nella zona dell'attuale pronto soccorso. I corsi d'acqua che sopravvivono in condizioni preoccupanti di inquinamento e degrado ambientale sono il Piovego, che entra nel centro storico all'altezza della Specola. Per un certo tratto segue ancora l'antico corso che fu prima del Medoacus e poi del Bacchiglione. Dopo la deviazione del canale scaricatore venne chiamato Tronco Maestro ed ora comunemente Piovego. Il Piovego esce dal centro storico all'altezza di Ponte del Corso e costeggia i vecchi e i nuovi istituti universitari fino a raggiungere la stupenda Porta Portello. Si allontana infine dalla città in zona Stanga. Altro corso d'acqua è il tratto superstite del naviglio interno, che si stacca dal Piovego all'altezza della Specola e finisce tombinato sotto il ponte delle Torricelle. Qui nasce anche il canale di Santa Chiara, rifornito da una presa d'acqua sotto il ponte delle Torricelle che dà vita ad una cascata, un tempo forza motrice di un mulino, ora del tutto trasformato. Il canale Santa Chiara costeggia le riviere Ruzzante e Businello, passa dietro al Santo e sotto a Pontecorvo. Infine, si unisce al canale Alicorno all'altezza dei giardini Treves de Bonfili, nei pressi dell'ospedale civile. Il Piovego alimenta anche l'Alicorno, altro canale superstite, con una presa nei pressi dell'omonimo bastione. Il flusso dell'acqua è regolato da una macchina idraulica. All'interno dell'edificio che la ospita si trova ancora, inaspettatamente, l'antico meccanismo di legno che alzava o abbassava le paratie che regolavano il flusso. Il canale Alicorno, dopo la piccola chiusa, è stato recentemente interrato ed alimenta la canaletta di Prato della Valle, entrando e uscendo sotto il ponte davanti a Santa Giustina. Procede ancora interrato fino all'orto botanico, dove ritorna allo scoperto. Lungo l'Alicorno, proprio dietro il Santo, sopravvive in un antico borgo il volto metafisico di Padova autentica, che ancora resiste alla speculazione edilizia.
La Licorno passa poi parallelamente al canale di Santa Chiara, sotto Pontecorvo. Come già visto, i due canali si uniscono infine all'interno dei giardini Treves de Bonfili. Il giardino rappresenta il gusto romantico che lui Appelli conobbe direttamente nei suoi soggiorni inglesi. Le acque sono una componente essenziale di questo tipo di giardini. I due canali riuniti passano tombinati sotto alla zona degli ospedali e delle cliniche. Tornano allo scoperto presso il ponte di San Massimo, nella zona del Macello Vecchio. Da qui, con il nome di Canale di San Massimo, passano sotto il ponte delle Gradelle, chiamato così per le grate che un tempo potevano essere calate a sbarrare l'accesso in città alle imbarcazioni. Nei pressi del bastione Castelvecchio, il canale è unito al vicino Piovego dal sostegno di San Massimo. Con il nome di Canale Roncagliette si allontana infine dalla città parallelamente al Piovego, lungo quello che probabilmente era l'antico corso del Medoacur. Altro corso d'acqua superstite è la Fossa Bastioni, alimentata da una macchina idrovora che convoglia le acque del Piovego con una presa nei pressi di Ponte Saracinesca. La Fossa Bastioni un tempo circondava tutte le mura. Ancora oggi passa davanti alle due porte del Falconetto, Porta San Giovanni, Porta Savonarola. Sul prospetto interno di quest'ultima si può ancora osservare un medaglione in pietra d'Istria con la rappresentazione allegorica del Medoacus. In attesa del programmato impianto di depurazione, nella Fossa Bastioni confluiscono le fognature di una vasta zona cittadina. Il piccolo corso d'acqua è visibile fino alla zona di Codalunga. Da qui scorre interrato fino al Ponte del Carmine, dove rientra nel Piovego. Di tutte le altre acque padovane, tanto cariche di storia, resta appunto soltanto la storia, cioè un ricordo senza legame col nostro presente. Nella pianura veneta, prossima alle lagune, i fiumi in epoca romana e preromana furono le principali vie di comunicazione. Non è un caso che tutte le città e i centri maggiori sorgano sempre su di un corso d'acqua che rappresenta il naturale collegamento col resto della regione. Infatti, per quanto i romani abbiano costruito una vasta rete di strade, queste sono meno sicure, meno facili, più soggette ad interruzione dei fiumi. Patavium sorge al centro di un sistema articolato di vie d'acqua, posizione di privilegio per ogni iniziativa commerciale e militare. La sua posizione le assicura quindi predominio economico e sicurezza nella regione. La navigazione e i commerci fluviali a Patavium continuarono a fiorire anche durante l'epoca imperiale e nei primi secoli di decadenza. Un periodo di stasi pressoché totale si ebbe a partire dalla distruzione della città da parte dei Longobardi nel 601 fino all'inizio del nuovo millennio. All'epoca dei comuni, con il generale miglioramento economico in tutta la Valle Padana, la navigazione riprese la sua antica importanza anche nelle città lontane dal mare, ma bagnate dai fiumi. Tra queste Padova, che faceva capo ad un territorio particolarmente ricco di vie d'acqua naturali ed artificiali.
Ricordiamo come dal 1189 al 1314 fossero realizzati i canali di battaglia del Piovego e della Brentella. A quel tempo, una corporazione di tipo economico-religioso era quella rappresentata dalla Fraglia. A Padova sorsero due fraglie dei barcari, quella del Portello che controllava la navigazione per Venezia e quella di San Giovanni, alla quale competevano le altre vie d'acqua del territorio padovano. Le due fraglie disponevano di alcune basi d'ormeggio, veri e propri porti fluviali, attrezzati di cantieri, magazzini e con la presenza dell'immancabile edificio del Dazio, che sbarrava con una catena tutto il corso del fiume. Dopo l'ispezione doganale e il pagamento della gabella, la catena si abbassava, permettendo l'entrata in città delle barche. Dal tramonto all'alba il passaggio era vietato. La catena era quindi un prolungamento delle mura cittadine. La fraglia di San Giovanni disponeva di due moli. Il primo si trovava all'altezza dell'attuale piazzale Santa Croce, dove passava il bacchiglione, deviato in seguito più ad ovest per permettere la costruzione delle mura cinquecentesche. Il secondo, invece, si trovava presso il ponte di San Giovanni delle Navi. Dopo lo scavo del canale di battaglia e ancor più quello del canale Brentella, cominciò a prendere consistenza il borgo del Bassanello. Qui confluivano, grazie alla Brentella, le imbarcazioni provenienti da oltre Bassano e quelle da Vicenza e dal suo territorio. Al Bassanello si effettuava un primo smistamento delle merci trasportate, soprattutto marmi e pietre per l'edilizia, legnami, sabbia, ferro grezzo. Infatti, i navigli diretti verso Este e Chioggia, prima di immettersi sul canale di battaglia, qui facevano sosta, trasbordando i carichi diretti a Padova e a Venezia su altre barche. Gli abitanti del Bassanello erano soprattutto barcari, squirarioi, e cavalanti, ossia conduttori di cavalli che trainavano le imbarcazioni dall'argine con l'antico sistema dell'alzana. Il borgo attualmente ha conservato l'eco dell'antica vocazione fluviale, specialmente nel gruppo di case lungo la sponda destra del Bacchiglione, tra gli impianti della Rarinantes e la confluenza con il canale di battaglia. Un altro importante edificio che ancora testimonia il passato della navigazione fluviale è lo squero di Sandro Nicoletti. Un tempo gli squeri, cioè i cantieri per la costruzione e manutenzione delle barche, erano disseminati in altri punti della città. Ne dà testimonianza uno dei riquadri della pianta del valle che rappresenta lo squero della specola. Quella di Sandro Nicoletti era un'antica famiglia di squerarioi che avevano il loro cantiere a Limena. Qui erano specializzati nella costruzione della padovana, un tipo di imbarcazione con la prora bassa, adatta a passare sotto i ponti della città. Nel 1912 i Nicoletti portarono al Bassanello la loro arte antica. Ora però lo squero è utilizzato occasionalmente solo da qualche privato che, grazie ai gentili permessi di Sandro Nicoletti, può tirare a secco piccole barche da diporto e ripararle sotto le travi che un tempo videro imbarcazioni di misure ben maggiori. Dal Bassanello le grosse imbarcazioni potevano entrare in città passando sotto il ponte dei Cavai, così chiamato perché qui si noleggiavano i cavalli per tirare le imbarcazioni fino alla specola, da dove proseguivano a forza di braccia. In epoca recente si sono chiuse le due campate laterali del ponte e si è ridotta la centrale con una porta che può venire chiusa.
L'intenzione dichiarata era quella di regolare il flusso d'acqua che entrava in città, in modo da controllare le piene. L'acqua viene sì regolata, ma il piovego resta quasi in secca. Superato il ponte dei Cavai, i grossi barconi costeggiavano le mura cinquecentesche. Entravano in città presso Porta Saracinisca e passavano sotto alla casa del Boia, originariamente costruita fuori delle mura medievali. Infine arrivavano alla Specola. Qui deviavano a destra prendendo il naviglio interno. Il tratto del Piovego, oltre la Specola, non poteva prestarsi alla navigazione a causa della briglia di Sant'Agostino, presso il ponte omonimo, che aveva la funzione di mantenere navigabile il livello dell'acqua del naviglio. Lasciata la Specola alle spalle, i barconi risalivano il naviglio. Passavano poi sotto al ponte San Gregorio Barbarigo, arrivavano infine al ponte delle Torricelle. Da qui in avanti il naviglio interno è attualmente interrato. Un tempo invece i barconi continuavano il loro viaggio fino a raggiungere il ponte San Lorenzo, la cui costruzione risale all'epoca romana, al periodo tardo repubblicano. Nel 1938, durante gli scavi per la costruzione del Palazzo dell'Università, il ponte è stato riportato alla luce nella sua intera struttura. Dalle sue dimensioni possiamo desumere che l'antico Medoacco, sopra il quale fu costruito, aveva un flusso d'acqua ben più grande del più modesto naviglio. Dopo l'interramento, in corrispondenza della prima arcata del ponte, è stato realizzato un sottopassaggio pedonale che permette di osservare da vicino i resti dell'antico ponte ridotto al rango di inutile cantina. I barconi continuavano il loro viaggio lungo quella che ora si chiama Riviera dei Ponti Romani. Il termine riviera presuppone la sponda di un corso d'acqua che invece è stato interrato. I ponti romani poi sono sottoterra. Anche la toponomastica diviene così una falsificazione. Più avanti i barconi incontravano un altro dei ponti romani di Padova, Ponte Altinate. Da esso prese nome la superstite Porta Altinate. I barconi proseguivano oltre Ponte Altinate, superavano il ponte della Stua, costruito sui resti di un altro ponte romano, quello di San Matteo. Passavano poi sotto al ponte di Corso Garibaldi, sotto al quale, attualmente, è stato ricavato un sottopassaggio. Oltre il ponte di Corso Garibaldi, il naviglio raggiungeva il ponte della Punta, che qui vediamo durante l'inondazione del 1905. Questo tratto subì nel tempo successive modifiche. Dopo la Punta sorgeva il cinquecentesco Palazzo Arnold, progettato dal Moroni, abbattuto col consenso della sovrintendenza ai monumenti. Al suo posto sorge ora questa ridicola imitazione di una improbabile Manhattan nostrana. Qui si è messa in luce la velleità provinciale di certi ambienti padovani,
di fare della città una Milano del Veneto, col risultato di farla somigliare a Cinisello Balsamo. Nei Prezzi sorgeva il popolare quartiere di Conciapelli. Dato il caratteristico aspetto medievale ancora intatto, era un bene culturale da conservare e risanare. L'interramento del naviglio ha fornito il pretesto per la totale demolizione, anziché per un intelligente restauro. Dopo il Palazzo Arnold, i barconi arrivavano alle porte contarine, che servivano per superare il dislivello tra il Naviglio e il Piovego. Tale tipo di chiuse fu inventato da Leonardo da Vinci e per questo furono dette vinciane. Esse si aprivano e si chiudevano senza altra energia che la forza di gravità dell'acqua nei suoi dislivelli. La prima costruzione delle porte contarine risale al 1526 ed è attribuita a Jacopo Dondi dell'Orologio. Venne successivamente restaurata nel 1718 e nel 1811. A fianco della conca delle porte contarine sorge l'oratorio di Maria Vergine, la cui costruzione risale al 1723. Nei giorni festivi la conca rimaneva chiusa, le barche dovevano sostare e le famiglie dei barcari potevano assistere alle funzioni religiose. Dopo le porte contarine il Naviglio si ricongiungeva con il Piovego. Presso il ponte del Corso si trovava un molo dove i barconi potevano attraccare. Attualmente il molo non è più riconoscibile se non per la presenza di un burcio mal ridotto che ogni tanto i proprietari riportano a galla e riparano nella vana attesa di tempi migliori per la navigazione fluviale, di cui tanto si parla in questi tempi di crisi energetica. Poco più avanti del molo del Corso vi era un altro attracco, che permetteva ai barconi di scaricare il carbone arrivato da Venezia per il gasometro di via Trieste. Continuando lungo il Piovego, i burci arrivavano al molo del Portello. Il piccolo porto era controllato dalla più importante delle due antiche fraglie di Padova. Al Portello facevano capo tutti i trasporti di merci e passeggeri da e per Venezia, vero terminale di una linea essenziale all'economia veneta. La sua fortuna comincia nei tempi in cui Ruzzante ambienta le sue commedie, quando inizia quel lungo periodo di pace che Venezia assicura alla terraferma veneta. Tra Padova e Venezia c'era una linea regolare fluviale per il trasporto dei passeggeri, con una corsa diurna e una notturna, che partiva da Ponte Altinate, assicurate dal famosissimo Burchiello, sul quale hanno viaggiato stupiti ed ammirati Auriat, De Bros, Goethe, Montaigne, Montesquieu, Stendhal, Goldoni e Casanova, lasciandoci indimenticabili pagine di viaggio. Porta Portello, detta anche Porta Ogni Santi o Porta Venezia, fu eretta nel 1519 da Marcantonio Loredan, capitano di Padova, su progetto di Guglielmo Grizzi, detto il Bergamasco. Il suo interno, che qui vediamo durante una visita guidata organizzata dagli amici del Piovego, ospita attualmente una centralina elettrica. Il molo del Portello era costituito da una splendida scalinata in pietra d'Istria che in tempi assai recenti fu ricoperta con terra di riporto, così da farvi passare due tubi, uno della SNAM e l'altro dell'azienda comunale del gas.
Nei mesi di giugno e luglio 1981, il Comitato Amici del Piovego ha voluto verificare se la scalinata esistesse ancora. Gli antichi scalini sono stati così riportati alla luce. Per l'occasione, l'amministrazione comunale si è ritenuta in dovere di fare molte promesse e dare le più ampie assicurazioni. Le condizioni della gradinata, dopo qualche mese, sono ancora queste. In più, c'è stato il fatto che gli amici del Piovego sono stati diffidati dal continuare i lavori. Da Porta Portello, seguendo il corso delle mura cinquecentesche, si arriva a Fistomba, dove si trovava il porto medievale di Padova. Qui, accanto al bastione Castelnuovo, si può vedere Porta San Prodocimo. Questa porta fluviale è l'unico accesso per via acqua alla cerchia delle mura. Aveva una grande importanza militare per permettere i rifornimenti in caso di assedio da terra. Proprio nello spazio antistante è stato sistemato il deposito dei mezzi della Nettezza Urbana. Parlando di storia della navigazione a Padova, non si può ignorare la particolare devozione dei barcari per la Madonna. Un esempio si trova al portello, nell'oratorio di Santa Maria dei Barcari, successivamente dedicato a Sant'Antonio. Qui assisteva la messa prima della partenza chi stava per imbarcarsi sul Burchiello alla volta di Venezia. Alla base, sul lato sinistro, c'è una Madonnina cinquecentesca di marmo, un tempo alta sulla gradinata, ora seminterrata e nascosta dalla vegetazione. Sopra uno degli archi del capitello, corroso dal tempo, c'è il simbolo del burcio. Un simbolo simile si trova nella chiesa dell'Immacolata, la parrocchiale del portello, sotto una statua lignea della Madonna, la stessa che veniva portata in processione il giorno dell'Immacolata 8 dicembre dai barcari del portello. Un'altra immagine significante si trova all'ingresso della canonica del Bassanello, una lapide raffigurante una Madonna con bambino, con il simbolo della barca alla base. Ritroviamo il motivo della barca all'interno del chiostro del convento di San Francesco, in alcune lapidi provenienti certamente da tombe di barcari. Nello stesso convento troviamo anche una lapide dedicata dai barcari a San Martino. A Padova, come altrove, l'acqua forniva anche l'energia per i mulini, che si trovavano sparsi in tutta la città. Ponte Molino deriva il suo nome dalla presenza nei pressi di un grande numero di mulini galleggianti, tanti da mettere addirittura in pericolo la stabilità del ponte stesso. Ma forse nel 1884 questo fu solo un pretesto per eliminarli, come per i mulini del Po, a vantaggio dei mulini a vapore. Al culmine del ponte c'è ancora la settecentesca edicola dedicata dai mulinari alla Madonna. Nella vicina chiesa del Carmine c'è anche un altare, dedicato nel 1638 alla Madonna da parte della Traglia dei Mugnai Padovani. Nel riquadro centrale del paliotto troviamo la dedica. Nel riquadro di destra c'è una rappresentazione simbolica del mulino di campagna. In quello di sinistra, invece, è raffigurato in forma semplice e ingenua Ponte Molino. Su Ponte Molino si apre la porta omonima, costruita nel 1200 e rifatta nel 300. È uno dei tanti monumenti di Padova che necessitano di un serio intervento di restauro. Altri mulini si trovavano dietro all'ospedale nei pressi dell'attuale pronto soccorso.
Anche in questa zona, attorno agli anni 60, si scatenerà l'onnipresente speculazione edilizia. Mulini sorgevano anche in altre località di Padova, come Porte Contarine, Ponte Corvo, Prato della Valle, Ponte San Leonardo. Presso il Ponte delle Torricelle, prima dell'interramento e fino a non molto tempo fa, sorgeva il Mulino Grendene, ora trasformato in uffici pubblici nella parte che dava sul Naviglio e in lussuoso condominio in quella sul canale Santa Chiara. Questo tipo di operazioni ha snaturato la città e distrutto il centro storico, da cui è stata cacciata la parte più autentica della popolazione. Il centro storico non è più un luogo di vita urbana, ma un centro d'affari impersonale e anonimo. Un tempo, le acque interne entravano nella vita quotidiana della città con un rapporto continuo e familiare. Oggi invece, tra acqua e terra, si è creata una rigida linea di demarcazione, si è interrotto un millenario rapporto. Il Piovego era la continuazione della città, con la stessa funzione urbanistica delle vie e delle piazze, perché una città veneta non può essere solo di pietra, ma respira attraverso un fiume. I momenti in cui ci si avvicina all'acqua rappresentano l'incontro con la natura, che la città tende a respingere, ma a cui l'uomo non può rinunciare. Le rive sono abbandonate, la vegetazione incontrollata forma una giungla in cui prosperano legioni di topi, col rischio sempre presente della leptospirosi. In questa foto, che risale probabilmente ai primi anni 50, sono riconoscibili il Ponte delle Gradelle e il Bastione Castelvecchio, visti da via Gattamelata in zona Stanga. Questo, invece, è lo stesso ambiente oggi. Qui gli scarichi dell'ospedale si riversano direttamente in acqua, portando l'inquinamento a livelli preoccupanti. Le acque pubbliche, evidentemente, sono considerate una fognatura, a dispetto di quanto prevede la legge Merli. Nonostante l'ospedale sia fornito di un apposito forno inceneritore, sembra sia meno faticoso scaricare in acqua i rifiuti delle sale operatorie. Tanto nessuno si incarica di far rispettare le leggi. È incredibile che un costosissimo istituto che opera per la salute pubblica, nella sua parte retrostante e nascosta, si adoperi invece ad aumentare l'inquinamento e la diffusione di germi infettivi. Risulta infatti che vengano scaricati anche residui di antibiotici, con il conseguente sviluppo nell'acqua di colonie di batteri resistenti agli antibiotici stessi. Un giorno potremo esserne infettati e non avere più farmaci che possano combatterli. Anche la situazione del fondo dei canali è ormai critica. Il necessario dragaggio periodico per la rimozione dei depositi fangosi riportati dalla corrente non viene più fatto da decenni. Al ponte dei Cavai, il fondo dell'unica luce lasciata aperta si è alzato e l'acqua entra nel Piovego in quantità sempre minore. Quando poi il flusso viene ulteriormente ridotto o addirittura interrotto,
I rifiuti sono trattenuti dalle alghe, che crescono rigogliose sul fondo. La situazione potrebbe forse migliorare, riportando la briglia di Sant'Agostino nella sua antica collocazione, nei pressi dell'attuale Ponte del Corso. Si creerebbe così un flusso maggiore d'acqua, tale da permettere un generale miglioramento del canale ed una aumentata possibilità di fruizione delle sue rive. Confrontando l'immagine di Porta Portello realizzata dagli Alinari all'inizio di questo secolo con lo stato attuale, risulta evidente come il fondo del Piovego si sia alzato. I freddi della base erano completamente scoperti. Attualmente affondano nelle erbacce e nell'acqua. La differenza si può notare osservando anche i piloni del ponte. La totale mancanza di manutenzione del fondo e delle rive ha falsato l'antico rapporto del monumento con il canale su cui è nato. Eppure, questo luogo storico di imbarco del Burchiello è tornato oggi di attualità. Con il ripristino della linea fluviale Padova-Venezia a scopo turistico, non ha senso imbarcare i passeggeri al Bassanello saltando la città. Il significato turistico si può ritrovare imbarcando i passeggeri nel pieno del centro storico, all'antico molo del Portello, opportunamente ripristinato. La situazione di inquinamento chimico e microbiologico è seria. Entrando nel centro storico, l'acqua del Bacchiglione non è ancora molto malata. Tanto è vero che viene usata più a monte per l'acquedotto di Avano. In città riceve molti scarichi, ma riesce ancora a autodepurarsi in qualche modo. Con l'immissione nel Piovego dell'acqua della fossa Bastioni, il tasso di inquinamento aumenta considerevolmente, ma la situazione diventa grave all'altezza di via Loredan, dove il Piovego riceve gli scarichi degli istituti universitari. Il punto di massimo inquinamento, infatti, è a valle di questi ultimi in zona Stanga. Non fu sempre così. Alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, l'igienismo positivista e la volontà di integrare i ceti più popolari della città stimolano la nascita e la presentazione di progetti, a volte anche molto avanzati, di utilizzazione igienico-sportiva di tutta la rete idraulica cittadina. I padovani nuotano in modo un po' selvaggio alla porta della Saracinesca e qualcuno anche annega. Vicino a Porta Codalunga fu costruito nella seconda metà dell'Ottocento il primo bagno pubblico che non riuscì però a resistere a lungo. Nel 1905 sorge la Rarinante Spatavium davanti al bastione dell'Alicorno e più tardi sorgerà la Canottieri Padova. Ma negli anni 50 e 60 entrambe le società si trasferiranno allontanandosi dalla città. Qualche anno prima, con la copertura del professore universitario Francesco Marzolo, l'amministrazione comunale aveva provveduto al tombinamento del tratto del Naviglio dalle Torreselle fino alle Porte Contarine. Qualcuno in comune abbozza un pensierino sul tratto del Piovego dal Ponte dei Cavai al Bassanello fino al Ponte del Corso. Come per caso, inizia la stessa manovra che ha convinto i padovani della necessità e dell'opportunità di tombinare il Naviglio interno,
La quantità d'acqua che si lascia entrare al ponte dei Cavai viene diminuita. Il piovevo viene abbandonato alla Divina Provvidenza, che però non può fare molto quando si trova davanti alle manovre astute e lungimiranti della speculazione edilizia, protetta dall'amministrazione comunale e denunciata in una recente mostra dedicata al tombinamento del Naviglio dalla sezione padovana di Italia Nostra. Alla vecchia società cittadina della Rari Nantes viene tolta la gestione dello stabilimento comunale di Nuoto. Le è concesso l'uso della cavana, ma non le viene consentito un accesso decente alle barche. Si spera che il tempo provveda a spegnere l'amore per l'acqua e per il fiume cittadino. Nei tempi passati, che ci si ostina a ritenere meno civili, non si era mai arrivati a pensare a un simile saccheggio della città con la distruzione delle sue acque. Le immagini che vediamo sono del 1925 e si riferiscono all'attracco che la Rari Nantes Patavium aveva in pieno centro, tra il ponte del Corso e il bastione dei giardini pubblici di Via Giotto. Vi si svolgevano anche manifestazioni nautiche di una certa consistenza. Queste altre immagini si riferiscono invece allo stesso luogo oggi. Nel tentativo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sullo stato delle acque a Padova, il Comitato Amici del Piovego, sorto alla fine dell'80, ha dato vita a diverse manifestazioni. Tra queste ricordiamo il corso di voga alla Veneta, lo stesso metodo che permise agli antichi Pataves di sconfiggere sull'acqua lo spartano Cleonimo. La prima edizione del corso si è tenuta nell'estate dell'81 ed è stata promossa in collaborazione dalla Rari Nantes Patavium e dagli Amici del Piovego. Le partecipazioni sono state numerose, segno che, nonostante tutto, i padovani riconoscono ancora la loro antica natura anfibia e cercano il rapporto con l'acqua nei modi storici. Un'altra iniziativa degli Amici del Piovego è stata la richiesta di adibire, almeno parzialmente, a deposito delle canoe, la vecchia fornace Carotta, ora a disposizione del Consiglio di Quartiere Savonarola, nella zona del piano di edilizia popolare numero 12, e di collegarla al canale che passa al di là di via Goito. Questo prima che la vecchia fornace, già in parte crollata, sia per sempre ingoiata dalle torri dormitorio del PEP. Le iniziative ecologiche degli Amici del Piovego si sono inserite poi nella tematica della rivista Quaderni del Sile e di altri fiumi. La rivista ha la sua redazione a Treviso ed è l'unico periodico europeo di cultura fluviale. Il trimestrale ha dedicato un numero speciale al Piovego e ai problemi delle acque interne di Padova. Non a caso, una rivista che si occupa dei fiumi ha la sua redazione a Treviso, città che continua a vivere nel modello culturale veneto che presuppone un rapporto costante con le acque urbane, senza alcuna velleità provinciale di assomigliare alla periferia di Milano. A Treviso, infatti, le acque sono un elemento decisivo dell'identità cittadina. Le risorgive che formeranno il Sile si ramificano nella città, passano sotto le case, creano un paesaggio fiabesco a cui si affaccia ogni terrazza. Queste vene ancora limpide sono state cantate dagli scrittori e dai pittori della grande stagione novecentesca trevigiana, quella che fece definire la città Piccola Atene. A livello locale, anche la rivista Padova e la sua provincia si è occupata spesso delle acque interne della città, opponendosi a suo tempo all'interramento del Naviglio.
Gli amici del Piovego, infine, hanno ripreso già dal 1980 l'antica tradizione della vogata sul Piovego nel giorno della festa di San Giovanni, patrono della fraglia dei barcari, che cade nel mese di giugno. La vogata era nata come una originale manifestazione tendente a far rilevare il degrado dell'ambiente e a far considerare alla cittadinanza le acque parte integrante del panorama padovano. Gli amici del Piovego, la Rarinante Spatavium, il Canoa Club e un numero imprecisato di nuovi amici che hanno aderito alla manifestazione con mezzi propri si sono quindi imbarcati in un clima polemico. Appena scesi in acqua, però, il tono è subito cambiato. C'era un'aria festosa in quella giornata, come aver ritrovato un'infanzia, come aver ripreso il contatto con tutto un mondo che si credeva perduto, ma che invece era ancora accanto a casa. Per un momento, quelle acque inquinate e tragiche, quelle rive degradate, tutto quel mondo dimenticato è tornato a vivere, rivelando come sia ancora viva l'anima antica della città, come sia ancora possibile ritrovare le radici venete in cui vive ancora la nostra patavinitas, la nostra identità più segreta. Per un momento, quelle acque che si volevano condannate a morte sono divenute quel che possono tornare ad essere, come se la fantasia avesse superato tutti gli ostacoli. I partecipanti alla vogata hanno dato vita ad una non programmata festa sull'acqua. Al di là della parola e del programma, l'incontro col Piovego, vero nume tutelare della città, è stato la rivelazione di ciò che ancora può essere realizzato nelle acque di Padova, perché esse costituiscono un elemento naturale che deve venire recuperato nella colata del cemento che ha invaso il centro storico. La vogata ecologica, oltre che il carattere di manifestazione e quello di festa, ha avuto anche il significato di una liturgia, come uno di quei riti annuali, ora soppressi, dedicati alla natura. Nelle campagne non si fanno più le rogazioni per la fertilità, ma a Padova sembrano ritrovarsi sull'acqua in nome di una fertilità dello spirito cittadino a cui si deve tornare. Siccome poi anche i ricordi sono ereditari, depositati nel fondo dell'inconscio collettivo di tutta una gente, nell'animo di ogni partecipante, al di là della coscienza, si riprendevano le abitudini millenarie di quando i padovani ogni anno festeggiavano coi giochi sull'acqua le antiche vittorie che resero grande la città. We'll be right back.
Nella mente di ciascuno le speranze future si vengono così a saldare, o le eredità del passato, al di là del dramma del presente che deve essere superato con l'impegno comune. È con questa speranza che le associazioni che guardano all'acqua invitano tutti all'annuale appuntamento. Recuperare il piovego può essere soltanto un sogno, ma anche i sogni sono nella città. E venirà abbondanza di farina, per